È un numero assodato oramai. Giuseppe Verdi ha scritto 26 opere più il Requiem. Difatti a Parma esiste il Club dei 27. Ma secondo voi quante opere ho scritto io? Secondo il Grove, che è il dizionario di musica dei musicisti, che è un riferimento fondamentale per gli studiosi di tutto il mondo, Donizetti compone 65 opere ed è un elenco che comunque già include le opere incompiute, perdute o rappresentate postume, ma è comunque un numero che racchiude molti casi su cui c'è dibattito. Il fatto è che Donizetti con le sue opere combina di tutto. Alcune le smembra proprio, per esempio prende arie cabalette da un'opera rappresentata in un teatro e le porta in un'opera rappresentata in un altro teatro. A volte fa delle revisioni dopo anni e anni dalla prima edizione, a volte aggiunge un atto, molto spesso cambia il libretto, perché poi deve comunque litigare molto con la censura. E alcuni casi più famosi possono essere per esempio L'Ange de Nisida, una delle sue ultime opere, che abbandona e poi riprende con un altro titolo, La Favorita, oppure la stessa Zoraida di Granata, il suo primo successo a Roma, che poi riscrive con un altro libretto, aggiunge un atto e poi le toglie anche alle convenienze e inconvenienze teatrali, aggiunge un atto alla Betlee, Gabriella di Vergy la prende, poi la molla lì e dopo 12 anni ci torna sopra con un'altra versione che poi magari non vengono nemmeno mai rappresentati in teatro. 8 mesi in 2 ore, 4 piccole revisioni a distanza di poco tempo e poi dopo 10 anni la recupera ancora, cambia il libretto, cambia la lingua, poi ritorna all'italiano, un caos di questo tipo. Vi siete dimenticati la Francesca di Foix? La musica della Francesca di Foix l'ha usata in 3 opere, Ugo, Conte di Parigi, l'Elisir d'Amore e la Gabriella di Vergy. Facevo spesso così. I casi forse più celebri sono la Maria Stuarda, che non potendola rappresentare per motivi di censura, cambia il libretto e diventa il Buon del Monte, oppure il Polliuto. Il Polliuto dovrebbe essere in 3 atti in italiano, di fatto la censura lo blocca e lui lo propone in 4 atti con un altro libretto in francese a Parigi, Les Martyrs. 65 opere piene di storie così e chissà quale opera stanno allestendo adesso. Non capisco perché tutti si stupiscano della mia rapidità nel comporre. Quando il soggetto piace, il cuore parla, la testa vola e la mano scrive. Donizetti lavora in fretta e lavora vessato dalle scadenze e dagli impresari, litigando di continuo con la censura, con le prime donne, con i teatri. A un certo punto, proprio durante la sua carriera, gli affibbiano un soprannome che è Dozzinetti e in un giornale degli anni 30 viene raccontato così: Dozzinetti è uguale a Donizetti che, avendo un ingegno tutt'altro che dozzinale, ha gran torto quando si abbandona alla fecondità sua e non sceglie e non intende a voler tutto bello egli che potrebbe ottenerlo. Leggenda vuole, ma è solo una leggenda, che abbia scritto l'Elisir d'Amore in 15 giorni e la Lucia di Lammermoor in 40. Attenti, non fiatate. La fretta di Donizetti però non è una questione di faciloneria, tutt'altro. La fretta di Donizetti è figlia diretta del mestiere e del talento e della capacità che lui aveva di predisporre con straordinaria immediatezza la tessitura dell'opera e le caratteristiche vocali, psicologiche di ogni personaggio. E lui ogni tanto di questa cosa giustamente ne menava vanto, infatti diceva: «Sai la mia divisa? Presto, può essere biasimevole, ma ciò che feci di buono è sempre stato fatto presto».
Il giorno in cui debuttai a 12 anni, Mayer mi fece cantare questo verso. Vasta o la mente, rapido l'ingegno, pronta la fantasia, e nel comporre un fulmine son io. Per prendermi in giro, ci avevo messo un mese a scrivere uno stupidissimo valzer, ma poi mi son rifatto.